Già da oggi si assisterà a un progressivo aumento delle temperature nella nostra regione, in particolare nelle zone collinari e montuose, dice l'esperto meteo Giovanni De Palma, dove potrebbero superare i 20 gradi. Tutto questo a causa della rimonta dell'alta pressione. Insomma, l'inverno cede per un po', seppure le previsioni devono essere confermate. L'Abruzzo sarà interessato da un clima mite, se non tardo primaverile o quasi estivo, in particolare ad alta quota sulle zone collinari. Già nelle prossime ore, come detto, si potrebbero superare i 20 gradi, almeno fino a domenica. Tutto questo proprio oggi, nel giorno di San Biagio, celebrato in diversi paesi d'Abruzzo, protettore della gola, per aver salvato un bambino che dopo aver mangiato il pesce si ritrovò una lisca conficcata in gola. Così si unisce il sacro al profano, taralli dolci o salati da benedire e da donare agli amici, e all'indomani della Candelora la ricorrenza di San Biagio segnerebbe il passaggio dall'inverno alla primavera. Come dire, modelli matematici che si uniscono ai cari vecchi detti dei nostri nonni, ma è inutile farsi illusioni, poiché tra domenica e lunedì torneranno le correnti atlantiche e l'inverno probabilmente si riprenderà la sua rivincita e non ci sarà, in quel caso, santo che tenga.